Io, prima cosa, ti faccio gli auguri per il tuo compleanno. Speri che il mister sabato, come regalo, ti regali l'opportunità di scendere in campo, considerando che comunque il gruppo dei difensori sta facendo bene in questo scorcio di campionato. Ti ringrazio per gli auguri. Per quanto riguarda la mia presenza in campo, quella sta sicuramente decide il mister. Io sicuramente in settimana cercherò di far vedere al mister che sto bene, che ho recuperato dall'infortunio, se poi lui mi darà la possibilità di scendere in campo, anche perché, come hai detto tu, in questo momento la difesa dell'Equestab sta facendo molto bene, io cercherò di ricambiare la fiducia che lui mi darà. Tornando al tuo infortunio, puoi spiegarci nello specifico cosa è accaduto? Diciamo che all'inizio avevamo previsto che era uno stiramento, però poi con i tempi di recupero di uno stiramento vedevamo che comunque la gamba ancora dava dei piccoli problemi. Siamo andati a fare degli esami un po' più profondi e abbiamo visto che era uno strappo. Poi sai, andandoci sopra comunque i tempi di recupero si allungano, avendo anche una muscolatura un po' grande. Ho avuto un po' di difficoltà nel recuperare, però adesso penso che sia arrivato il momento giusto. Sono 3 settimane quasi che mi alleno con la squadra, la gamba sta reagendo bene, quindi non ci dovrebbe essere più problemi. Sabato la gara di Bergamo, tornando al calcio giocato, ha permesso alla USAB di ottenere altri 3 punti che le mette a arrivare da possibili sorprese, anche se comunque la salvezza era già acquisita. Ora possiamo dire che il nuovo obiettivo potrebbe essere i playoff, visto che davanti fanno difficoltà, un obiettivo ovviamente da vivere in maniera spensierata, come diceva Braglia, perché l'obiettivo principale è stato già raggiunto. Sicuramente davanti a noi comunque ci sono delle squadre che lottano per i playoff e sono delle squadre che sono partite con quell'obiettivo. La Equestabia non è partita sicuramente con l'obiettivo di arrivare ai playoff, però visto che comunque in questo momento la Equestabia ha raggiunto già l'obiettivo della salvezza, la matematica gli dice che può lottare per i playoff, noi ci proveremo. Poi magari capita come l'anno scorso che nessuno se l'aspettava, la Equestabia entra in quelle 4 squadre che vanno a fare i playoff. Sicuramente sarà un bel obiettivo che nessuno se l'aspettava prima. Però, come dice il mister, noi dobbiamo giocare partita dopo partita senza assillo di arrivare ai playoff, oppure anzi divertendoci, come dice a volte lui, perché penso che il calcio sia divertimento. La prima cosa per noi questo, deve essere questo. Ci dobbiamo divertire contro chiunque e magari cercare di fare quanto più punti possibile da qui alla fine. Poi alla fine vedremo. Nelle ultime 5 partite con Seculin e Trepali, la USAB ha incassato un solo gol, quello di Belotti proprio a Bergamo. Ti attendevi un'andrea così, anche perché contro Padova e Albino Leff è stato tra i migliori in campo? Andrea sta disputando un ottimo campionato anche in queste ultime partite, ma al di là delle parate che ha fatto col Padova, perché ha fatto delle parate eccezionali, sia Andrea che Simone sono due ottimi portieri. E dal primo momento la società ci ha creduto, il mister ha avuto fiducia in tutti e due. E in questo momento sta giocando Andrea e sta avendo la fortuna che anche la squadra sta facendo bene, quindi per un portiere è anche più facile. Quindi speriamo di continuare così, che Andrea subisce pochi gol, o Andrea o Simone per noi è uguale, e che la difesa continua a fare bene. Considerato l'appello che ha fatto il presidente Manillo verso i tifosi, incitandoli tutti a venire allo stadio a Modena, tu da Stabiese, ricordiamo, che cosa ti aspetti, che la risposta del pubblico? La risposta del pubblico io già la so perché giocando qui da 2 anni già so come risponderanno i tifosi, magari non come ha detto il presidente Mille, ma almeno 400-500 tifosi a Modena ci saranno sicuramente, conoscendo la piazza di Castellammare, perché i nostri tifosi sono unici, sono un pubblico molto caldo e ci daranno sicuramente una mano a portare a casa un risultato positivo. I playoff per Castellammare sono un sogno, ma tu a giugno già coronerai un altro sogno personale, quello del matrimonio. Magari sposteresti volentieri la data? Sì, però quello che volevo dire anche prima è giugno l'anno prossimo, non di Ah, quest'anno, quindi ok. non ci sarà problemi per i playoff. Magari arriveranno i playoff, poi matrimoni ci penseremo dopo. A Bergamo, anche perché è arrivata senza Sau e la USAB si è dimostrata capace comunque di segnare 2 gol. Sì, sicuramente. Abbiamo portato a casa i 3 punti importantissimi, nel quale ci teniamo tantissimo e niente, siamo riusciti anche la mancanza di Marco, che comunque è un giocatore molto importante per noi, siamo riusciti a portare a casa questi 3 punti che ci hanno dato la salvezza e quindi ci hanno dato qualcosa in più che sicuramente potremo portare avanti.
giocando a casa con giocando a Modena ecco sabato e dare continuità ai risultati. Parlando nello specifico sulla tua prestazione, quanto ha pesato appunto l'assenza di Marco Sau? In alcune occasioni abbiamo visto che tu tiri un po' palla aspettando il movimento di uno degli attaccanti che però non veniva. No, sicuramente Marco primis, ma anche parlando della squadra, credo che il giocatore è molto importante per noi, è la nostra arma in più, lo dimostrano i suoi 21 gol e tante altre cose che comunque lo sappiamo e ha fatto vedere durante il campionato. No, niente, sicuramente è mancato, cioè, poteva dare qualcosa in più rispetto magari ai momenti di difficoltà, ma comunque abbiamo trovato pure un Albino Lefe molto chiuso nel quale non ci permetteva noi esterni o lo stesso centrocampisti di darli ai nostri due attaccanti qualche possibilità per metterli magari davanti alla porta, quindi abbiamo avuto un po' di difficoltà, ma comunque l'importante è che siamo riusciti a portare a casa 3 punti che erano molto importanti. Nel 2012 manca ancora il tuo sigillo su una vittoria della Juve Stabia in chiave gol. Quanto ti farebbe piacere comunque tornare ad esultare? Sicuramente sarebbe una bella cosa, sai che da un bel periodo che non faccio il gol, credo che l'ultimo è stato quando c'era contro Cittadella in casa. E quindi speriamo che questo finale del campionato riesca a fare qualche gol in più, anche se non è una cosa che dico che non riesco a vivere senza il gol, ma comunque sarebbe una cosa bella, quindi speriamo di buttarla dentro. Considerando la gara con il Modena, il mister ha messo un po' tutto in guardia dicendo di non fidarsi di questa squadra che comunque nelle ultime giornate insieme a voi, all'Ascoli, sta avendo un rendimento eccezionale, considerando anche che a gennaio ha acquistato calciatori di un certo livello. Sicuramente, loro sono un buon periodo, vengono da una bella vittoria fuori casa e quindi affronteremo una partita tosta in quale bisognerà avere la concentrazione come abbiamo dimostrato fino adesso, che è molto importante per noi, e andremo là a fare la nostra grossa partita sperando di portare a casa i 3 punti. Considerati i 2 precedenti con il Sassuolo, per te con il Modena sarà una sorta di derby o una partita come tante altre? Sicuramente sarà una partita speciale, perché comunque tornando sempre a quelle zone ho bei ricordi, poi niente, non la vedo tanto come derby personale, ma comunque una partita bella nel quale sinceramente vorrei vincere anche 3-0. Dall'alto della tua esperienza anche in Serie B, appunto hai giocato nel Sassuolo e l'hai sfidato per pochi playoff, quanti punti secondo te servono a questa Juve Stabia per centrare l'obiettivo? Bisogna comunque continuare su questa faccenda dei 3 punti, poi nel calcio, poi in queste partite in Serie B non si sa mai, perché comunque le squadre che stanno sopra non stanno vincendo, pareggiano, noi ci troviamo qua un passo dietro e stiamo vincendo, quindi magari preciso no, ma sicuramente tra 62, 63, 64 saranno quelli. Però non è mai detto, sono anche l'anno che siamo stati noi a un passo del playoff, pensavamo che con 61 punti riuscivamo ad arrivarci, invece servivano altri 3, quindi dipende, adesso sta andando così, ma sicuramente bisogna continuare con 3 punti e magari aspettare qualche passo falso come stanno facendo magari quelli davanti.